Ringrazio Fabio, ringrazio Pino. Volevo aggiungere, l'integrazione va bene con le consigliere di fiducia, però in quanto presidente del CUG, anche con il CUG stesso, con tutto il comitato, potrebbe essere anche di ausilio per tutte le attività, essendo anche il comitato istituito, è una delle finalità del comitato è proprio il benessere organizzativo. Quindi è vero che oggi stiamo parlando della giornata delle consigliere di fiducia, che stiamo sottolineando il ruolo delle consigliere di fiducia, dello sportello d'ascolto, però non vorrei sottovalutare anche il ruolo del comitato unico di garanzia, che può essere di ausilio e di aiuto al benessere organizzativo dell'istituto, che è quello che vogliamo, quindi al benessere organizzativo degli animali sociali, come li ha definiti Ingrid stamattina. Grazie, darei la parola adesso a Tiziana, che fa una panoramica di darci un po' il sunto di quello che è stato la giornata di oggi. E poi vorrei, prima di dare io due parole di conclusione, vorrei aprire al dibattito in maniera tale da avere delle domande, eventuali domande da fare per tutti. Do la parola a Tiziano. Allora, sì, io farò un intervento breve e schematico, che diciamo va a riprendere un po' l'intento di questa giornata. Come avrete notato, è una giornata informativa. Come CUG abbiamo tenuto sin dall'inizio, no, a sottolineare questa parola informativa, nel senso che contiene informazioni e allo stesso tempo formazione. Come renderla nella pratica? Queste giornate sono sempre occasione di reperire una serie di informazioni, molte, tante, quindi proprio per questo uso lo strumento della sintesi. E intanto ho individuato tre parole che secondo me hanno caratterizzato gli interventi. Le tre parole sono l'attuazione reale delle norme, poi lo spiegherò, l'informazione e le azioni future. Quindi sulla base di questi tre punti andremo a vedere che cosa un po' abbiamo cercato di fare in questa giornata. E a proposito di sinergia, chiederei intanto a Concetta di aiutarmi ad andare sul sito Google, così poi sull'informazione. Concetta giustamente adesso ha appena adesso richiamato il ruolo del CUG. Oltre a richiamarlo, noi abbiamo proprio fatto delle cose varie, le ha bene illustrate Alessandro Attanasio. Nello specifico del consigliere di fiducia abbiamo lavorato proprio sull'informazione e anche sulle azioni future. In questo senso poi apriremo al dibattito. Allora, il primo termine, attuazione reale delle norme. Allora, quali erano intanto i nostri obiettivi come giornata informativa? Era un duplice obiettivo. Duplice perché i destinatari sono doppi, cioè da un lato noi volevamo dare informazione dell'esperienza maturata perché potesse diventare in qualche modo una best practice, una esperienza replicabile in altri contesti, e quindi i nostri destinatari sono più ampi possibili, non solo i dipendenti ISPRA. Dall'altro volevamo anche dare però un ulteriore momento di consapevolezza e di formazione ai dipendenti, e quindi in questo caso appunto agire con altri strumenti. Allora, che cosa stiamo affrontando? Appunto il benessere organizzativo, che è, abbiamo ben capito, una questione complessa. Talmente complessa che il legislatore ci ha dato una serie di strumenti normativi, no? Una serie di strumenti, appunto, ultimo il consigliere di fiducia, ma anche il responsabile della sicurezza per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, il medico competente. Allora, il passaggio difficile di una norma è già, renderla, attuarla, no? Renderla reale. Il passaggio in più che è stato fatto in questo, con questo lavoro è stato quello di integrare addirittura questi strumenti. Perché se le norme ci aiutano nel coordinamento dei comportamenti, no? Danno un comportamento comune che dovremmo tenere,
Se poi non c'è la cooperazione, non si riesce in realtà a attuare alcun coordinamento. Questo ce lo dice la teoria dei giochi, cioè bisogna superare il paradosso della cooperazione, cioè tutti vogliono cooperare ma alla fine scelgono soluzioni individuali, per poter affrontare quello del coordinamento. Tutti pensano, sempre un paradosso, tutti pensano che sia meglio essere coordinati ma nessuno si vuole far coordinare da qualcun altro. Noi siamo andati oltre, no? Perché siamo andati a superare, non fa niente. Possiamo dire. Noi siamo andati oltre perché siamo riusciti, diciamo, ad affrontarlo attraverso la cooperazione, per cui quello che può sembrare essere stata una criticità, cioè il fatto che diciamo, le consigliere hanno dovuto affrontare anche casi non propri, in realtà è proprio il risultato della sovrapposizione dei vari strumenti, quindi in un certo senso è l'espressione della cooperazione tra i vari strumenti. Quindi sicuramente i momenti formativi aiuteranno sempre di più, diciamo, a orientare le scelte dello strumento da usare da parte dei dipendenti. È anche vero che una sovrapposizione più o meno forte, diciamo, non solo ci sarà, ma forse ce la curiamo da questo punto di vista. Poi l'altro tema, abbiamo detto, è informazione. Allora, è la giornata stessa di oggi, diciamo, è il risultato dell'azione del CUG in questo, della formazione. CUG in sinergia sempre con il CUG ISPRA insieme a CUG INGV. L'informazione intanto ha avuto queste caratteristiche: è stata fatta prima una informazione di tipo tradizionale, cioè ha usato un comunicato da parte del direttore del personale che appunto annunciava l'attivazione del servizio. Insieme a questo abbiamo creato quella che è la brochure. Avevo chiesto di andare appunto sul sito, ora non c'è la possibilità, però già, diciamo, adesso vedete proiettato dov'è, diciamo, la sezione del CUG. Andando dentro, oltre a una presentazione sintetica di cos'è il CUG, c'è un'apposita sezione con una figura in basso a sinistra del vostro schermo, parlo ai dipendenti, in cui c'è appunto una sezione sul consigliere di fiducia, e lì trovate sia il comunicato che la brochure. La brochure è stata creata in collaborazione sempre tra CUG ISPRA e CUG INGV, eccola qui, per cui qui dentro trovate il comunicato nonché la brochure, che appunto è stata studiata proprio nei termini in modo da essere semplice e far comprendere in quali casi utilizzare questo istituto, quello delle consigliere di fiducia. Questa giornata informativa vuole essere un altro momento per creare consapevolezza di questo istituto. E sulle azioni future, visto, diciamo, il suggerimento assolutamente opportuno e utile delle consigliere di andare a creare anche altre sezioni, diciamo, all'interno, esprimo intanto il punto di vista tecnico. È possibile sin da ora, in tempi brevissimi. Ciò che va studiato è solo come lo vogliamo fare, che struttura utilizzare. Dal punto di vista tecnico, poi è ovvio che ne dobbiamo parlare, diciamo, in separata sede. Quindi siamo in un caso di best practice perché siamo passati da una diciamo dalle norme all'attuazione delle norme. E attraverso cosa? Attraverso un sistema di cooperazione tra istituti, quindi di integrazione tra istituti diversi, NGV e ISPRA, ma anche di istituti all'interno dello stesso istituti. Cioè, se l'attuazione di una struttura organizzativa di tipo gerarchico, che è quella comune a qualsiasi pubblica amministrazione, è difficile, l'integrazione orizzontale viene solitamente enunciata nelle organizzazioni ma non viene attuata, ed è stato fatto anche questo. Per quanto riguarda l'informazione, avete capito il processo fatto, quindi l'uso online appunto del comunicato, della brochure e ora di questa giornata.
E per le azioni immediatamente future da poter mettere in campo potremmo aprire assolutamente ad ampliare, no, la, diciamo, ulteriore documentazione e quindi a continuare questo che è un processo d'attuazione tramite ulteriori informazioni. Direi, diciamo, che questo è il processo fatto, siamo ora aperti, abbiamo pensato di dare, diciamo, tutte le informazioni per aprirci poi adesso al dibattito, a questioni che possono esserci ora e che in ogni caso possono essere poste al CUG in qualsiasi momento. Apriamo adesso al dibattito.